I cavalli sono in partenza. Partiti. In vantaggio si porta Crudelia de Moon davanti a Blue Jades al suo esterno. In terza posizione risale al largo side by side a precedere Piccola Anima, quindi Perla Segreta, Shorty con in coda Into the Life. Cavalli ben riuniti all'imbocco della curva con Crudelia de Moon che conduce sempre davanti a Blue Jades. In terza posizione a largo side by side al suo interno per Piccola Anima, poi Perla Segreta, Shorty con in coda Into the Life. Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo, con Crudelia de Moon che si mantiene in vantaggio, tallonata all'esterno da Blue Jades. Al largo dei due avanza side by side in anticipo su Shorty, quindi Piccola Anima per linee interne, più indietro Into the Life. Siamo a 400 dal palo, passa Blue Jades sotto la minaccia di side by side, poi ancora più a centro pista Shorty con all'esterno Into the White. Siamo Into the Life, siamo nel tratto finale a 200 dal palo con Blue Jades attaccato da Shorty. Shorty di forza sta passando su Blue Jades nel tratto finale. Shorty si mantiene in vantaggio e vince davanti a Blue Jades, Into the Life e Picco e Perla Segreta al quarto posto. Andiamo a rivedere le immagini di questa terza corsa di Agnano con Pasquale Borrelli in sella, Shorty a bersaglio con il numero 2, mentre al posto d'onore è Blue Jades il numero 8 e al terzo chiude Into the Life col 4, 2-8-4, quindi il probabile ufficioso arrivo della terza corsa di Napoli.